Perché ci sono persone che riescono ad essere costanti, a raggiungere obiettivi molto molto importanti e diciamo anche obiettivi che vanno perseguiti in anni, mentre ci sono persone che non riescono ad essere costanti per progetti che magari richiedono mesi, quindi molto più, tra virgolette, semplici e meno impegnativi. Perché ci sono persone che riescono a dare così tanto e ci sono persone invece che non riescono a ottenere risultati che possiamo anche ridurre nella condizione di ordinario, come andare in palestra, restare in forma? Perché c'è questa differenza di costanza, di impegno? Allora, sostanzialmente ci sono diverse cose che si possono dire su questo approccio, ma sostanzialmente una cosa più di altre fa la differenza. Qual è? È il perché. Cioè la motivazione di questa persona. La persona che riesce a raggiungere un obiettivo molto alto, molto difficile, quindi ha più costanza in un obiettivo che è più difficile e più impegnativo, è perché. È proprio perché ha un perché, c'è cioè una motivazione molto forte, molto più forte. Cioè per loro raggiungere il loro obiettivo, cioè è un must, c'è cioè una cosa che è un devo. Quindi nella loro mente non esiste neanche la possibilità di non riuscire a raggiungere quell'obiettivo, perché per loro non esisterebbe una vita, vivere una vita senza il conseguimento di quell'obiettivo. Allora, quando tu ragioni in questi termini, quindi quando trovi il tuo obiettivo, perché l'obiettivo non lo scegli, ma lo scopri, quando scopri il tuo obiettivo ed è così coinvolgente e motivante, che ti spinge a svegliarti prima la mattina e andare a letto più tardi la sera, dove di fronte al tuo obiettivo la fatica non è rilevante, questo ti permette di essere costante, di impegnarti di più e di trovare quell'energia, quel centimetro, quell'energia, quel briciolo di energia in più che ti permette di spingere ancora oltre. Questo ti porta a fare la differenza. Quindi non hai un problema di costanza, hai un problema che è rappresentato dal fatto che tu non hai un obiettivo chiaro. Questo ti genera scarsa motivazione. Quindi non è che tu sei una persona che non si motiva, sei una persona che non ha le idee chiare su ciò che vuole nella sua vita. Chiarisci questa cosa, fissa il tuo obiettivo e vedrai che tutto cambierà. Cambierà il tuo modo di pensare, il tuo modo di agire, il tuo modo di comunicare. Clicca sul link, segui i nostri corsi, hai una parte sicuramente gratuita, online e anche in aula. Clicca sul link, scarica le risorse gratuite e ci vediamo dall'altra parte. Ciao!